diventato, dico con orgoglio e un grande onore, un appuntamento fisso ospitare la presentazione di un giocatore, quindi diamo il benvenuto a Re in questa nostra grande famiglia. Grazie. E mi piace utilizzare il termine famiglia proprio perché per la città di Forlì il basket è un elemento di condivisione trasversale. Pensare agli ottimi risultati ottenuti nella scorsa stagione, nella passata stagione, e continuare con la stessa dedizione per raggiungere quello che non abbiamo conseguito quest'anno. In qualcosa la squadra poteva e doveva essere migliorata, credo che l'arrivo di Ray va in questa direzione, cioè quella di cercare di dare maggiore fisicità e atletismo alla nostra squadra, che forse è stato uno delle cose che sono mancate l'anno scorso, soprattutto nel momento più importante. È un giocatore che è molto giovane ancora, che a 28 anni significa essere ancora nel pieno della maturità. Se lei dimostrerà in campo la voglia di continuare quel processo di miglioramento che ha sempre avuto nella sua carriera, insomma, credo che su questo fronte qui mi sembra che sia bello tosto come giocatore, ecco, forse è quella parte che ci poteva essere mancata l'anno scorso. E c'era già stato un flirt un paio d'anni fa con Ray, dove siamo arrivati un attimo in ritardo, ma avevamo già espresso il nostro desiderio di portarlo a Forlì. Credo che Ray abbia dentro del fuoco, credo che lui sia uno di quelli che voglia venire per dimostrare qualche cosa. Penso che sia il pezzo che dia subito l'idea di dove vogliamo andare quest'anno, come ha detto il nostro presidente. Il resto lo farà Ray con motivazione. So che è un ragazzo molto professionale, un ragazzo che pensa alla pallacanestro a 360 gradi, sia dal punto di vista comportamentale, dentro e fuori del campo. Per cui noi portiamo il cavallo all'acqua, adesso starà lui a decidere se vuole bere. In questi pochi giorni che sono stato qui ho ricevuto un calore che sinceramente non mi era mai capitato di ricevere in tutta la mia carriera. Sicuramente ho fatto la scelta, come ha detto Renato, c'era già stato, diciamo, un flirt, mi era sempre un po' rimasta di traverso il fatto di non venire a Forlì, e quest'anno quando il mio agente mi ha chiamato e mi ha detto che c'era la possibilità di poter tornare, ho sicuramente espresso il mio interesse nel venire qui, perché avevo proprio il desiderio di venire in una piazza storica, in una piazza in cui ci sono tra le 4.000 e le 5.000 persone al palazzetto, perché per me è fondamentale. Infatti quest'anno e mezzo è stato duro per tutti, ma anche io ho fatto veramente tanta fatica, perché per me il pubblico dà una spinta in più. Non mi piace fare proclami, io l'unica cosa che posso dire è che darò tutto in allenamento e in campo, poi il resto parlerà il campo.